Buongiorno e buona domenica, amici fedelissimi di Verbum Domini, il pane della parola. Oggi è 21 gennaio, della terza domenica del tempo ordinario, sempre dell'anno B. Buongiorno, Don Angelo. Buongiorno e buona domenica a tutti. Allora, Don Angelo, il Vangelo di quest'oggi, di questa domenica, è il Vangelo tratto da Marco, capitolo 1, versetti 14-20. Dopo che Gesù fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Ecco, continua questa ricerca. Già domenica scorsa abbiamo ascoltato il Vangelo della chiamata secondo Giovanni di Simone e Andrea, e oggi invece ascoltiamo il Vangelo di Marco, che mette insieme alla prima coppia di fratelli anche la seconda, specificando che erano semplici pescatori, uomini ignoranti, uomini potremmo dire che non avevano una formazione culturale, che ai tempi di Gesù era posseduta appunto dai dottori della legge, dagli scribi, dai farisei. Era gente semplice. Gesù chiama a collaborare alla sua missione questi uomini, a cui chiede però una cosa importante: convertitevi. La conversione non è un elevarci verso il cielo, no? Come potremmo immaginare. Gesù vuole che noi ci separiamo. Collegato alla provocazione di convertirsi, Gesù aggiunge: sarete pescatori di uomini. Cioè, che cosa ci vuole dire? Che la conversione si svolge nel luogo dove avviene la nostra vita tutti i giorni. La conversione non è separarci, non è entrare in una logica di separazione dal mondo per elevarci verso il cielo, non lo so come la immaginiamo la conversione, ma la conversione è semplicemente convertire le proprie attività quotidiane a favore dell'umanità. Cioè, qual è l'azione di Dio? Dio agisce per amore a favore dell'umanità. Convertirci cosa vuol dire? Che il nostro lavoro, le nostre attività vanno sulla stessa linea di quella di Dio. E allora chiede a questi uomini: sapete fare pescatori? Siete bravi. A ciascuno di noi dice: siete bravi a fare qualcosa, però fatelo sempre a favore e per amore dell'umanità. Cioè, fatelo nella stessa logica, nella stessa linea con il quale Dio agisce ogni giorno a favore dell'umanità. E allora ci accorgeremo che quel cammino di conversione può arrivare a un buon punto. E noi ce lo dobbiamo sempre porre questa domanda: il mio agire tra gli uomini è a favore oppure è contro? Perché tante volte andare a favore degli altri vuol dire rinunciare un po' al proprio io. Questi uomini lasciano tutto, rinunciano a quello che avevano per amare completamente l'umanità e il progetto di Dio. Ci hai spiegato esaustivamente il significato, il senso, il significato del convertitevi, ma dice anche credete nel Vangelo. Io certo, anche io credo nel Vangelo, ma in realtà che vuol dire credere nel Vangelo? Sì, il nostro convertirvi e credete nel Vangelo, che spesso sono uniti, anche nelle formule. Noi ad esempio quando imponiamo le ceneri, il giorno del mercoledì delle ceneri, fra un po' inizia la Quaresima, quest'anno viene pure presto, e diciamo questa frase: credere nel Vangelo significa credere in una parola, credere in un uomo che è Gesù. Per noi la parola è Gesù. E credere significa essere fermi, non avere dei dubbi. E questo credere ci deve portare a cambiare la nostra vita pian piano. Questo
quella vita che spesso è legata ai vizi, al peccato, alle nostre fragilità, deve cambiare. Allora, se noi crediamo fermamente in Gesù Cristo, la nostra vita cambia modellandosi alla vita di Gesù Cristo. Ma se il nostro credere è un po' blando, è un po' lascia un po' il tempo che trova, oppure cura semplicemente quell'esteriorità, no? Quella formalità, allora davvero la nostra vita non cambierà mai. E quindi questo credere che pone le radici della nostra vita a tal punto che noi ci facciamo trasformare la vita. Grazie come sempre Don Angelo, e amici carissimi, non dimenticate l'appuntamento domenica prossima, sempre con Verbum Domini, il pane della parola. Buongiorno a tutti.